Bene, ciao a tutti, siamo all'accampamento dei Van Etkens di Veneti Antichi. Se parlo in lingua penso che vada bene per tutti, spero. E ora, Veneti Antichi, Van Etkens, che abbiamo un'altra associazione, Veneta Vitrix e i Cigni del Sole. E ora, quello che abbiamo qua davanti, se, a parte varie ed eventuali che sono molto filologiche, comunque è abbastanza una bella rappresentazione di cui vi è l'armamento di Veneti Antichi. E ora, si sa che i Veneti Antichi aveva degli elmi particolari, vince mai elmi negau, e praticamente se di elmi chi ha, sto qua se detto anche l'elmo del sovizio, questo elmo qua se abbiamo trovato, visto immagini, siamo dei al Museo Santa Corona, forse de Fagene in negaverto reperto, e abbiamo misurato e abbiamo ricostruito fedelmente. So, nel museo, stranamente, no, che se un vecchio direttore ne dice che era anche a Sfinci, che adesso non si trova più, da qualche parte sarà finita. E ora, che se un elmo, e ha un bordo, e ha una criniera. La criniera naturalmente serve per fare impressione, ma anche, ricordiamoci che se diversi studiosi che dice che se mi so un ufficiale e so così, cioè tutti quanti sa che mi sono rivolto verso il nemico, di me nel momento che mi giro così, che mi si vede la criniera, se sa che per un motivo o per un altro, se continuo a stare a questa posizione, posso Dio dare gli ordini, se prepara, o se mo Dio in qualche maniera dare di qua, o di là, eccetera, eccetera. E ora, l'altra parte dell'armamento che avevi i Veneti Antichi era gli scudi. Qua avevamo uno scudo che è un oplon, perché avevamo trovato diversi tipi di reperti, degli oplon che molto simili a quei classici dell'antica Grecia. Che era fatto in diversi strati di legno, intrecciato, con del feltro sopra, con del cuoio sopra. Un combattimento del genere presuppone lance, presuppone ben poche spade. Se vi era delle spade e gli era, diciamo, qua abbiamo una riproduzione di una greca e in ferro, dovrebbe essere in bronzo, e era spade da batto, e era spade pesanti, e era praticamente come una menara fatta a forma di spada, quindi ti partivi così ed andavi cerca di spaccare il scudo dell'avversario. E comunque il grosso del combattimento veniva fatto con dei lance, cioè tutti quanti così, se vedevo un puntaspilli, questo esercito, tutta questa fia delle persone che partiva avanti, 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 finché cozzava e aveva questo combattimento. Questo è il combattimento tipico plitico, quello che siamo abituati a vedere sui film come 300, sui film degli antichi greci. I Veneti Rasari vai più in là, e aveva il combattimento proto-manipolare, quello che dopo si arriva è sul combattimento manipolare dei romani. Cioè aveva prima fila, aveva che lo scudo ha fanti pesanti, aveva corpi di fanti pesanti, e mi metto l'elmo, le prima. E ne metto così, tutta una fila, sto quasi un muro impenetrabile, dovrebbe essere. Dopo che se, gente più leggera, con dei scudi più leggeri, che fa incursori, quindi al momento giusto parte gente da strada e va a cercare il nemico e spae, arcieri, artiglieri. Era, cioè, la battaglia era una roba, per me suava, roba come se tempestasse, roba del genere. E in ultima naturalmente che era un sacco di morti. E comunque... E questi capelli per creare danno o cosa? Scusa? Questo è il lumbone, questo qua serve per dare bilanciamento allo scudo, cioè mi protegge a mano nel momento sul posto più pericoloso, è in metallo, sto quasi un attimo più... Però una freccia può colpire. Una freccia colpisce e una freccia si impianta. Abbiamo fatto dei danni, puoi fare danni. Se una guerra, signore, è tutto fatto apposta per fare danni. Addirittura ieri i legionari romani che hanno dato momento ieri tutti quanti protetti dai frecce in testuggine, che ha ricevuto l'ordine di avanzare, mica potesse muovere perché avevi pienci dai per terra dei frecce. E era, la guerra non si è mai sta bene da nessuna parte, insomma. E ora, stavamo dicendo così, e aveva questo combattimento manipolare, che era queste situazioni così. La roba che è importante è che il Veneto Angolorum è sempre sta invitto, non si è mai sta sconfitto. Abbiamo avuto pressione da Celti un sacco di volte, ma siamo l'unico popolo che si è riuscito a tenere a testa, perché i romani hanno dato momento, Breno si arriva a Roma e gli ha messo a sacco la città, con dopo tutte le varie parti leggendarie e veritiere che si sta a riscattare e si liberà, che si sta i greci, si sta invasi dai galli. Noi anzi siamo l'unico popolo che si è riuscito a tenere a testa, siamo riusciti a tenere a testa anche a costo dei sacrifici umani, perché poco prima che arrivassero i romani, no, proprio la popolazione da centinaia di anni di guerra era
decimavoli a dire, così arrivai i romani, i che trovai a forza dei commerci, di alleanze, che trovavano gente che parlava la stessa lingua, per un altro i romani si parlava praticamente al latino, e gente che i veneti a Roma che gada man più di una volta a salvare a pe, perché Roma se non fosse stata i veneti probabilmente sarebbe caduta più di una volta. E quindi seguiamo unio a quella che era una civiltà, Roma aveva pena di combattere per Roma all'epoca, e era una roba grande, seguiamo fuso e non siamo mai stati conquistati, siamo entrati a far parte del grande impero romano, quello che dopo è stato impero romano.